Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Ha vinto Diodato il Festival di Sanremo 2020. Ieri la serata finale, bellissima, un sacco di emozioni, tante canzoni, si fa sempre tardissimo, però insomma alla fine, ecco, questo è stato il risultato finale, come sapete bene. Inoltre ci sono stati altri premi prima di sapere insomma il vincitore che sono, me li sono appuntati. Diodato, oltre ad aver vinto il festival, ha vinto anche il premio Mia Martini e il premio Lucio Dalla, quindi ha avuto davvero un grande riconoscimento. Il premio Team Music è andato a Francesco Gabbani, contentissimo anche lui, che poi è arrivato secondo, bellissima canzone. E terzi sono arrivati i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr, la canzone molto divertente, ci è piaciuta un sacco. Poi un altro premio è andato a Tosca, meritato anche questo, mi sento di dire, il premio Bigazzi come miglior composizione musicale. Tosca, a mio avviso, ha una voce straordinaria, anche se non da primo posto per il Festival di Sanremo. E infine un altro premio importante è andato a Rancore con il brano Eden. Sergio Bardotti, il premio Sergio Bardotti come miglior testo. Infatti, se ascoltate il testo di Rancore, è davvero particolare, è davvero bello. Questo ragazzo scrive benissimo. Poi vediamo un po' le vibrazioni quarti: Piero Pelù quinto, Tosca sesta, Elodie settima, anche se ci si aspettava di più, ma secondo me Elodie andrà fortissimo in radio perché la canzone è davvero molto. Si sente che è un brano scritto da Mahmood, comunque è molto radiofonica e ci sta. Ottavo, Achille Lauro. Io quando è uscito Achille Lauro, tutte le sere ho pensato che il festival fosse truccato. A parte gli scherzi. Ottavo perché Achille Lauro, nonostante non sia un cantante eccezionale, comunque ha portato in scena la sua arte in tutte le espressioni possibili e quindi è stato premiato per questo e la gente comunque l'ha apprezzato. Quindi è arrivato avanti a Irene Grandi, che è nona, energica, canzone di Vasco Rossi e di Burreri, bellissima. Rancore decimo, Gualazzi, Rafael Gualazzi undicesimo, avanti a Levante, tutti sono stati bravissimi. Anastasio, tredicesimo posto, Alberto Russo, quattordicesimo, che comunque ha cantato bene ieri, si è buttato anche nella folla, ci è piaciuto. Poi abbiamo Marco Masini, Paolo Iannacci, Rita Pavone, la nostra bella nonnina energica, sembra una rockstar, a me piace un sacco Rita Pavone, è arrivata al 17esima davanti a Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Giordana, che non hanno convinto tantissimo, e infine gli ultimi tre posti sono per Elettra Lamborghini, che ieri era un po' più sciolta, anche twerkato. Sapete cosa vuol dire twerkare, no? Mi fa sculettare tipo dun 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 dun, questo qua, e tutti i ragazzini lo sanno fare bene. Poi Junior Kelly e infine Ricky che la canzone l'ha scritta lui tra l'altro, ma un po' povera, non ci è piaciuta a nessuno. Noi abbiamo fatto una nostra classifica, eravamo tante persone ieri sera, e Ricky è arrivato comunque all'ultimo posto. Quindi questo è tutto, spero che vi siate divertiti, io tantissimo, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo Sanremo. Mi raccomando, lasciatemi a parte un like se volete, iscrivetevi al canale e poi lasciatemi nei commenti quella che è stata la vostra classifica, se vi siete trovati d'accordo o meno con la classifica generale, e fatemelo sapere così continuiamo a parlare un po' di questo festival ancora per un po'. Ciao ciao!